Allora, abbiamo quasi finito con le serie. Vediamo se riusciamo a finire in quest'ora. Magari se fate silenzio ci riusciamo. Allora, come prima cosa, adesso torniamo alle serie a termini di disegno generico. Vogliamo vedere anche qui se ci sono dei criteri di convergenza. Allora, cominciamo con un caso molto particolare che si chiama criterio di Leibniz. Allora, cosa dice il criterio di Leibniz? Dice: supponiamo di avere una successione A con n che è una successione non crescente e infinitesima. Allora, supponiamo di fare la serie non degli A con n, perché sennò sarebbe una serie a termini di segno costante, ma di meno 1 alla n per A con n. Cioè, la nostra serie, chi è questa serie qui? È meno A con 1 più A con 2 meno A con 3 più A con 4. Siccome gli A con n sono tutti non negativi, con i segni alterni davanti diventano appunto di segno aperto. Quindi il teorema di Leibniz, questo criterio di Leibniz riguarda le serie con i termini di segno alterno non decrescenti in valore assoluto e infinite. A con n scende a 0 e poi andiamo a vedere. Ci mettiamo i segni a terra. Allora, diciamo, allora la somma per n che va da 1 a infinito meno 1 alla n a con n è uguale a s. Possiamo anche dire il segno di s. In realtà in questo caso S è minore di 0. Vabbè, minore di 0 a meno che questi non siano tutti nulli. Basta uno che è diverso. Ok? Cioè, in realtà il segno viene dato dal segno del primo termine. Il primo termine è negativo, quindi il segno è negativo. Se avessimo messo i segni alterni, se qua ci mettevo n più 1, allora i segni cominciavano con più, più, meno, allora la somma era così. Allora, questo teorema, la dimostrazione di questo criterio è molto semplice. Basta andare a guardare le somme parziali. Chi è s con 1? È uguale a meno a con 1. Chi è s con 2? È meno a con 1 più a con 2. Chi è s con 3? Meno a con 1 più a con 2. Diciamo, è s con 1 più a con 2 meno a con 3. Chi è s con 4? Per brevità, no, perché io devo prendere meno a con 1, poi ci devo fare più a con 2 meno a con 3. Ma è meno a con 1 è s con 2. S con 4 è meno con 1 più A con 2, che era S2, poi meno A con 3 più A con 4. S5 allo stesso modo è uguale a S3 più A con 4 meno A con 5. S6 è uguale a S4 meno A con 5 più A con 6. Poi qua abbiamo S con un indice dispari. Come si chiamano gli indici dispari? S2n più 1.
deve essere uguale a S2N meno 1 più A con 2N meno A con 2N più 1, poi S con 2N più 2 S2N più 2 è uguale a S2N più A con 2N più 1, anzi meno A con 2N più 1 più A con 2N. Allora vedete che tutte queste somme parziali organizzate in questo modo vengono confrontate con le somme parziali di due numeri precedenti, di due indici precedenti, di un indice di 2 in meno. Allora che cosa succede a questa colonna di sinistra? Succede che ogni volta che io passo da una somma parziale a quella successiva, il risultato cosa fa? Aumenta. Perché, vedete, S con 1 aggiungo A con 2 e tolgo A con 3. Chi è la più grande? A con 2, perché è la successione. Quindi questa qua è più piccola. Che è più piccola di questa. Che è più piccola di questa. Quindi abbiamo S con 1 è più piccolo di S con 3, che è più piccolo di S con 5, che è più piccolo di S con 2N meno 1, che è più piccolo di S con 2N. Cosa succede dall'altra parte? Che S2 stavolta è più grande di S con 4, che è più grande di S con 6. Perché? Perché stavolta tolgo prima il termine con l'indice più basso e aggiungo quello con l'indice più alto. Quindi stavolta tolgo una quantità non inferiore. Per esempio qua tolgo A con 3, che è non più piccolo di A con 4. E continuo così fino ad arrivare ad S2N, fino ad arrivare a S2N. Ora però, guardate che succede. Se io confronto S2N più 1 ed S2N più 2, S2N più 1 è questo. S2N più 2 semplicemente si ottiene da S2N più 1 aggiungendo un numero non negativo, quindi questo qua è più grande. Ok? Va bene. Allora, cosa ci dice questo ragionamento? Ci dice che il limite di S2N più 1 è uguale a S. Esiste, è un numero reale, perché questa è una successione monotona non decrescente. Non solo, però, è anche limitata da cosa? Da S2. Quindi il limite non può fare più infinito, ma è limitata da tutti questi numeri qua. Quindi essendo monotona e limitata, è un numero reale. Uno potrebbe dire, vabbè, chiamiamolo S'. Poi, allo stesso modo, il limite per n che tende a più infinito di S2n più 2, cioè quella con i numeri, con gli indici pari, è uguale a S secondo. Stavolta la successione cosa fa? È monotona, non crescente, ed è limitata dal basso, quindi anche questo qui è un numero reale. Non solo, S' ed S secondo, chiaramente, siccome S2N più 1 è più piccolo di S2N più 2, quando passo al limite, questo limite è più piccolo. Ok? Però se io faccio S2N più 2 meno S2N più 1, questo qui è uguale, è uguale, qual era 2n più 2? È uguale ad A con 2n più 2. Ma A con 2n più 2, quando n tende a infinito, tende a 0.
perché noi, questa qua è una successione estratta da diagonelli, diagonelli da quindi che vuol dire? Questo tendeva a S secondo, questo tendeva a S primo, che S secondo meno S primo è uguale a 0. Allora che vuol dire? Questi qui in realtà sono uguali, li chiamo S e la serie converge a S, perché le somme parziali di indice pari convergono a S, le somme parziali di indice dispari convergono a S, quindi tutte le somme parziali convergono a S, la somma della serie fa S. È chiaro? Fine della dimostrazione. Adesso andiamo a vedere un esempio di questo criterio di Leibniz. Andiamolo a fare qui dietro. Allora, prendiamo questa somma qui. Somma per n che va da 1 a più infinito di meno 1 alla n fratto n. Chi è questa serie? Meno 1 più un mezzo meno un terzo più un quarto. Questa somma cosa fa? Come sono i termini? Allora, se ci tolgo il segno sono 1 su n, che sono decrescenti e infinitesimi. I segni sono alterni e quindi la nostra serie converge. Si può dimostrare, allora, a quanto converge? A un numero negativo. Questo numero negativo sarà compreso tra meno 1 e meno 1 più un mezzo. Quindi tra meno 1 e meno un mezzo. Cioè ogni volta che fate una, se riguardate lì sotto, ogni volta che fate una somma parziale di indice dispari, state al di sotto della somma, quindi meno 1 più un mezzo meno un terzo state sopra, meno 1 più un mezzo meno un terzo più 4 state sopra. Quindi voi cosa fate? Le somme parziali cosa fanno rispetto alla somma S? Cosa fanno rispetto alla somma S? Fanno questa cosa qui. Allora, la somma farà S, scusate, la somma farà S che era un numero negativo, allora c'è meno 1 da 0, cioè meno 1 un mezzo, un terzo, un quarto, capito? Cioè non fate altro che oscillare attorno alla somma, ogni volta che fate una somma parziale di indice pari state di sopra, di indice dispari state di sotto, e piano piano questa forchetta si restringe e voi andate a convergere alla somma della vostra serie, ok? In realtà in questo caso si può dimostrare, però non lo possiamo fare adesso, lo faremo quando faremo analisi 2, che questo fa meno logaritmo 2, fa meno 0.7 circa, però questo è un dettaglio, noi sappiamo che converge. La cosa importante è che è un numero reale, la serie converge. Ecco, adesso, vabbè, questo è un criterio, è utile, ce lo teniamo perché serve in tanti casi. Allora, ripeto, sia A con N uguale meno 1 alla N fratto N,
questo lo dico teorema, anche se una vera e propria dimostrazione la faccio fino a un certo punto, vi do l'idea della dimostrazione. Che sia lambda appartenente a meno infinito più infinito, cioè scriviamolo per bene, sto scriviamo R un ogni meno infinito più infinito, cioè lambda può essere un numero finito, un numero reale o anche meno infinito più infinito. Allora esiste un riordinamento phi n tale che somma per n che va da 1 a più infinito di a con phi di n faccia esattamente lambda. Oh, stampatevelo bene in testa, questo deve essere chiaro, questo esempio è, alla fine è un esempio, è un esercizio complicato, ma è un esercizio. Cioè, cosa sto dicendo? Sto dicendo che di questa serie che convergeva meno logaritmo 2, se io riordino i termini posso farla convergere dove mi pare, posso farla divergere, addirittura potrei farla oscillare, potrei farla non convergere, potrei far sì che le somme parziali abbiano meno limite 5 e massimo limite 7. Però posso farla divergere a più infinito, divergere a meno infinito, convergere a 5, convergere a 1, convergere a meno 6. Posso fare quello che mi pare. Ok? Allora, perché posso fare questo? Allora, adesso vi do l'idea della vi do anche la dimostrazione, però non farò tutti i dettagli. Cioè alcuni dei dettagli se volete li fate voi. Perché se li devo spiegare qua ci mettiamo 3-4 minuti. Allora, qual è la prima osservazione? Facciamo A con n il massimo di A tra A con n e 0. Questo è, diciamo, il massimo tra A con n e 0. Quanto fa? Questo fa 1 su 2n diciamo, fa 1 su n se n è pari, e fa 0 se n è dispari. Ok? Questo qua chiamiamolo D con n, cioè prendiamo di questa serie qua, dei termini di questa serie, prendiamo solo quelli positivi, quelli negativi li mettiamo a 0. Chiaro? Allora andiamo a vedere, andiamo a fare la somma dei B con n per n che va da 1 a più infinito dei B con n. Questo è uguale alla somma di 1 su n, ma solo per n pari, cioè sarebbe a dire, togliendo gli altri termini, perché gli altri termini fanno 0, ma questo vale a dire somma di 1 su 2n per n che va da 1 a infinito. I reciproci dei numeri pari stanno tutti qua, no? Se n è uguale a 1 viene un mezzo, più un quarto, più un sesto, la stessa cosa. Quanto fa questa qui? Questa qui diverge, perché un mezzo lo portate fuori, questa è la serie armonica. Cioè, io dico, dimenticate per un attimo, allora supponete che i termini, diciamo, il valore dei termini rappresenti
diciamo, una certa quantità di acqua, no? Allora, supponiamo che l'acqua che termini positivi corrispondono all'acqua che vi faccio ossionare. Ok? Quanta ce n'ho di acqua calda? Infinito. Un mezzo, più un quarto, più un sesto, cioè infinito. Andiamo a prendere C con N invece solo i termini negativi. Cioè stavolta facciamo il minimo tra con N e 0. Allora, quanto vale questo minimo? Vale meno 1 su N se N è dispari, e vale 0 se N è pari. Quindi adesso la somma per n che va da 1 a infinito dei c con n è uguale a meno la somma per n dispari di 1 su n, cioè meno la somma per n che va da 1 a infinito di 1 fratto 2n meno 1. Ora, guardate che questa somma qui diverge a meno infinito. Ok? Perché diverge a meno infinito? 1 su... togliete il segno meno. 1 su 2n meno 1, quanto fa? 1, un terzo, eccetera. Che comunque è più grande di 1 su 2n. Allora, per il teorema del confronto, la somma di questa serie è maggiore di 1 su 2 della serie di 1 su 2n, poi la divergere è questa pulizia. Quindi con segno meno davanti diverge a meno in più. Allora, ripeto, voi quando fate la doccia a casa usate o l'acqua di doccia d'inverno in questo periodo, cioè non ancora perché non è ancora inverno, ma quando fa freddo usate o l'acqua che viene dalla caldaia, che se usate quella sta a 60 gradi e vi cuoce, oppure usate l'acqua dell'acquedotto che vi gela. Allora, immaginiamo che l'acqua della caldaia sia nei termini positivi e ce l'abbiamo una riserva infinita. L'acqua dell'acquedotto, perché c'è qualcuno che paga il gas, non è infinita perché fino a un certo punto, ma comunque. E supponiamo di avere l'acqua dell'acquedotto che è altrettanto infinita, acqua fredda, che c'è il segno meno. Allora, voi quando fate la doccia vi gelate o vi ustionate? Né l'uno né l'altro, se siete furbi. Cosa fate? Regolate l'apporto di acqua calda e di acqua fredda in maniera tale da non ustionarvi. Però questo non è facile, beccare la quantità giusta, la miscelazione giusta. Allora, che cosa succede? Tu regoli il miscelatore e quindi vedi che piano piano la temperatura sta aumentando, a un certo punto cominci a scottarti. Allora che fai? Giri un po' e allora vedi che comunque la temperatura comincia a scendere, dopo un po' comincia a sentire freddo, rigiri il miscelatore e devi fare questo mestiere per un bel po', cioè non quasi mai riesci a beccare esattamente il punto giusto dove non ti geli e non ti ustioni, ma devi dinamicamente muovere il tuo miscelatore. Allora, l'idea è proprio questa. Supponiamo adesso io tratto, qui mi permetto di non essere rigoroso al massimo, (ride)
ma l'idea che darò però si può formalizzare in maniera precisa. Allora, qua c'è il serbatoio positivo. Il serbatoio positivo era un mezzo più un quarto più un sesto più un ottavo più un decimo più, che però in totale era infinito, no? Da quest'altra parte abbiamo il serbatoio negativo, meno uno, meno un terzo, meno un quinto, meno un settimo, meno un nono, meno eccetera eccetera, che in totale fa meno infinito. Allora, qual era un modo di fare la somma? Un modo di fare la somma era: prendo uno da qua, uno da là, uno di qua, uno di là, uno di qua, uno di là, uno di qua, uno di là, la somma faceva meno logaritmo 2. Supponiamo che vogliamo cambiare somma, supponiamo che vogliamo far uscire somma 5. Ah, lambda, immaginate che lambda sia 5, supponiamo che lambda sia positiva, vogliamo far uscire una somma positiva, prima veniva negativa, adesso vogliamo far uscire positiva. Cosa faccio? Allora, a con n lo prendo dal serbatoio di sinistra. Diciamo degli addendi positivi, dei termini positivi. Fino a quando? Cioè la regola è questa. Se S con N diventa maggiore di lambda, cambio serbatoio. Allora, quando dico prendo, lo prendo nell'ordine, cioè prendo prima un mezzo, poi un quarto, poi un sesto, poi un ottavo, poi un decimo. Chiaro? Allora, supponiamo di voler arrivare a 5. Quanti ne devo prendere qua? Un bel po', perché quella è la metà della serie armonica. La serie armonica per arrivare a 5, Sn è circa logaritmo n, devo fare logaritmo n deve essere circa 5, quindi devo arrivare con n a allora quella era un mezzo logaritmo n perché è la metà della serie armonica, quindi un mezzo logaritmo n uguale a circa 5 vuol dire che n deve essere circa e alla 10. Ok? Quindi ne devo prendere tanti di termini per arrivare a 5. Poi che cosa succede? Quando la mia somma diventa maggiore di 5, che faccio? Cioè l'idea è quella, voglio arrivare a 5, comincio a sommare termini positivi. Ovviamente le somme parziali cosa fanno? Crescono. Può essere che non ci arrivo mai a 5 in questo modo? Le somme parziali crescono. Questa condizione può non verificarsi mai? Anzi, no, sì. Quando? Perché? Perché questa condizione si deve verificare sempre. Perché si deve verificare sempre? Perché il serbatoio, la somma fa infinito. Quando continuo ad aggiungere questa roba, questa somma cresce e se le somme parziali vanno a infinito.
a infinito. Quindi a un certo punto S con N diventa più grande di 5. Allora che faccio? A con N lo prendo dal serbatoio dei termini negativi. Quando S con N diventa minore o uguale di lambda, allora cambia il serbatoio. Cioè, sono arrivato che ne so, a 3 alla 5 quanto fa? 3 alla 4 fa 81, 200, è arrivato a circa 200, mettiamo circa 200. Sta somma improvvisamente diventa 5 più un duecentesimo. Allora comincio a sommare roba negativa. Allora metto il primo meno 1, boom, da 5 più un duecentesimo torno a 4 più un duecentesimo. Allora devo sommarne altri tanti positivi. Poi ci metto meno un terzo e ritorno molto al di sotto di 5. Poi ci metto tanti altri positivi e poi ci metto uno solo negativo e ripiombo al di sotto di 5 e continuo a fare questo mestiere. Si avrà che il limite di S con N fa esattamente là. Perché? Ecco, questo non lo formalizzo, cioè lo dico, lo spiego, ma non lo formalizzo. Perché? Perché ogni volta l'eccedente, quando sballo, sia quando vado verso l'alto che quando vado verso il basso, mano a mano che esaurisco i termini più grandi, resteranno termini più piccoli. Quindi ogni volta, quando mettiamo che da qua ero arrivato a un duemillesimo, quando arrivo al di sopra di 5 avrò che non potrò andare oltre 5 più un duemillesimo, e poi più avanti andrò oltre 5 più un duemilionesimo e così via. Cioè mano a mano che vado avanti potrò dimostrare che il mio S con N è compreso tra, non è sempre minore di 5, ma quanto è maggiore di 5 e minore di 5 più qualcosa che tende a 0. Allo stesso modo, quando sballo verso il basso e la mia somma ridiventa minore di 5, mano a mano è sicuramente in questo modo, sicuramente S con N è compreso tra, dopo la prima, dopo all'inizio no, ma è sicuramente compreso tra 5 più 1 su n e 5 meno 1 su n. Vediamo un po', sì. Per ogni n maggiore o uguale di n. Per quale motivo? Perché i miei termini ogni volta per sballare, la prima volta ci vogliono tanti termini, e ogni volta ci vogliono almeno due termini per cambiare due volte. Quindi che cosa significa? Significa che l'ultimo termine che sto aggiungendo, due termini di cui uno preso di qua e uno preso di là, significa che da un certo punto in poi S con N sarà compreso tra 5 più 1 su N e 5 meno 1 su N. E allora che succede quando n tende a infinito? Tende a 5. Siamo tra lambda in generale, questo lo posso fare per qualunque lambda, lambda e se n tende a lambda. Lambda potevo averlo negativo? Certo che potevo farlo uscire negativo. Semplicemente invece di iniziare dal serbatoio positivo dovevo iniziare col serbatoio negativo. Potevo farlo uscire 0, certo, uguale. Iniziate dove vi pare, però in quel caso prendete lambda uguale 0.
Posso far uscire più infinito? Certo. Allora, cosa far uscire più infinito è più facile di tutti. Perché? Cosa faccio? Sommo termini positivi fino a che non arrivo almeno a 2. Poi ci tolgo 1 e quindi sto di sopra di 1. Poi sommo degli altri termini positivi fino a che non arrivo almeno a 3. Ci tolgo meno un terzo e quindi sto a 3 meno un terzo. Poi sommo termini positivi fino a che non arrivo a 4. In generale avrò che la mia S con n sarà maggiore di n meno 1 su n. Essendo maggiore di n meno 1 su n andrà a più infinito. Allora, perché è possibile tutto questo? Perché è possibile tutto questo? Perché i serbatoi, i due serbatoi, sono entrambi infiniti. Se i serbatoi non erano entrambi infiniti, questo non era possibile. Cioè, se tu hai infinita acqua calda, infinita acqua fredda, ti puoi bruciare, ti puoi gelare. Butti la manovella tutta di qua e ti bruci, butti la manovella tutta di là. Oh, una cosa importante da notare, che nel fare questo uno dice, vabbè, però una persona furba mi farebbe osservare, no, ma tu qua stai barando, perché mi prendi 200 termini positivi e un termine negativo, 2000 termini positivi e un termine negativo, mica si fa così. Ma il riordinamento mica dice quanti termini, il riordinamento dice solo che ogni termine di prima deve comparire nella lista di dopo. Se qua ne prendo 200 da qua e uno da qua, poi 2000 da qua e uno da qua, 3000 da qua e uno da qua, è proibito? No, l'importante è che da questa lista li devo prendere tutti e nel riordinamento compaiono tutti. Quindi la cosa è consentita, io li sto prendendo tutti, perché quando dico lo prendo, prendo sempre il primo della lista, sia di qua che di là. Siccome ad ambe due le liste ci accedo infinite volte, le liste si esauriranno un po' alla volta, li prendo tutti. Quindi ogni termine compare anche nella serie riordinata. Però riordinandola in questo modo, io la posso far convergere, ripeto, a lambda, posso farla divergere a più infinito, posso farla divergere a meno infinito. E ripeto, il problema è che i due serbatoi erano entrambi infiniti. Se uno dei due serbatoi era finito, la cosa non funziona. Perché se la quantità, per esempio, di acqua calda è finita, a un certo punto si spegne la caldaia, a un certo punto comincia a uscire solo l'acqua fredda e vi gelate. Chiaro? Cioè, se solo questo serbatoio fosse meno infinito e questo serbatoio fosse finito, allora la potete riordinare come vi pare, la serie continuerebbe a divergere a meno infinito. Se solo questo serbatoio fosse più infinito e se solo questo serbatoio fosse meno infinito, allora la serie comunque riordinata continuerebbe a divergere positivamente. Se entrambi i serbatoi sono finiti, per esempio, se questo serbatoio fa 5, questo serbatoio fa meno 3, quanto fa la serie? 5, meno 3, fa 2. Potete riordinarla come vi pare, ma continua a fare 2. Cioè, è chiaro questo discorso? Questo deve essere chiarissimo. Cioè, se questi due serbatoi sono entrambi finiti, potete riordinarla come vi pare, la somma non cambia mai. Se uno dei due serbatoi è infinito, prevale lui, e quindi comunque la riordiniate, divergerà sempre nel col segno del serbatoio che vale infinito. Quindi se questo divergerà sempre positivamente, se quest'altro divergerà sempre negativamente. Se ambedue i serbatoi sono infiniti, posso fare riordinando quello che mi pare. È chiaro? Anticipando questi, oppure posticipando questi altri. Guardate che questa è una cosa che ha dei riflessi nella realtà più di quello che pensiate. Pensate adesso che c'è questa polemica per cui bisogna fare la manovra, bisogna aggiustare la manovra
È vero che là non siamo in presenza di entrate infinite e uscite infinite, però uno Stato, lo Stato italiano, ha entrate per 800 miliardi di euro e uscite per 800 miliardi di euro. Allora, per aggiustare un po' rispetto alle promesse oppure rispetto alle altre cose, cosa fanno? Anticipano, si è parlato più volte di anticipare gli incassi e posticipare le spese, perché se no non ce la facciamo con la Comunità Europea. Quella è la cosa, perché? Perché se tu proprio non lo fai, una cosa quello dice non l'hai fatta, quel termine non l'hai preso, lo prendo un po' più tardi. E la serie mi cambia somma e riesco a far a mettere insieme il pranzo con la cena. Chiaro? Quindi questo meccanismo si può fare quando stiamo parlando, gli aggiustamenti che devono fare sono aggiustamenti di 3-4 miliardi su 800, e allora non, è vero, non siamo in questa situazione, però un po' ci assomiglia, chiaro? Nel caso delle serie numeriche, ripeto, se queste due serie sono entrambe divergenti, riordinando io posso far uscire quello che mi va. Ok, pausa.